Amiche e amici di Rossini TV, oggi nel tentativo di sfuggire alla canicola siamo arrivati fino a Carpegna. In realtà non è che sia così fresco come ci aspettavamo, ma diciamo che qualche grado in meno ce lo siamo conquistato. Siamo qua per la festa, la sagra del prosciutto di Carpegna, una manifestazione che attira gente da tutto il territorio. Andremo fra un po' a farvi conoscere i vari momenti salienti, i vari momenti cruciali di questa festa e a farvi intuire, perché dalle telecamere altro non si può fare, il profumo buonissimo del prosciutto di Carpegna. Col sindaco Mirko Ruggeri. Mirko, siamo venuti finalmente a trovarti. Speravamo in qualche grado di meno, invece qui è caldo come da noi. Effettivamente delle temperature come queste mi sa che non sono mai viste. Io oggi sono stato al Cippo, erano 30 gradi e qui sono 32, 33, da voi forse sono 36 o 37, però effettivamente fa molto caldo, sì. Però dai, un po' di venticello sta arrivando, quindi un po' meglio. La gente non ha avuto paura, però abbiamo fatto delle belle riprese già, il panino, insomma la gente non ha avuto paura per niente, è affollato già, immagino che stasera poi il clou arriverà, però insomma si nota una grande attenzione nei confronti di questa festa che dicevamo prima è alla 17ª edizione e poi soprattutto dopo i 2 anni di fermo se ne sentiva una gran voglia. Assolutamente, considerate che io ho iniziato la mia legislatura nel 2019, abbiamo fatto una bellissima prima edizione, diciamo, no, della mia legislatura, che era la 16ª, questa appunto è la 17ª e poi 2 anni di fermo. Sappiamo perché, non se n'è potuto fare a meno, però effettivamente mancava, perché è anche un collante per il paese questa festa, piace a tutti e come avete potuto vedere anche prima, sono tutti coinvolti, dai grandi ai piccoli, e hanno aiutato a spostare i tavoli, a cucinare, a mandare la pubblicità, a curare i social, dai ragazzini di 14 anni fino a quelli di 80, quindi veramente è un evento coinvolgente per Carpegna. È il nostro fiore all'occhiello, il prosciutto di Carpegna, è una delle trad hoc delle Marche e per noi ha una rilevanza anche turistica, perché chiaramente l'enogastronomia sappiamo come sia uno dei temi diciamo più suggestivi, no? E più come siano attrattori per i turisti. Quindi insieme allo sport, insieme alla natura, al bellissimo parco naturale del Sasso Simone Simoncello, di cui Carpegna è la sede, è una di quelle ricchezze, una di quelle eccellenze che abbiamo. Dobbiamo valorizzarla, questo è un evento che ci permette di porre l'accento appunto sul nostro paese e diventa un po' una vetrina per noi. Quindi tanta gente è venuta ieri, veramente tanta, oggi mi sembra che stia andando benissimo e quindi insomma bella festa e siamo molto contenti. Ti dirò che ormai i miei amici, insomma le persone che conosco sanno appunto di questa mia collaborazione importante con Rossini TV e allora ogni tanto mi chiedono dove vai, dov'è la prossima, o tutti quelli a cui ho detto che venivo alla festa del prosciutto Carpegna hanno apprezzato e hanno dimostrato di sapere, di conoscere, insomma non ce n'è stato uno che ha detto che cos'è, perché insomma famosi in tutta la provincia e in ogni dove. Questo mi fa piacere, è una testimonianza che vi fai, veramente, no? Mi fa piacere molto e molto probabilmente il prodotto che festeggiamo in questi 3 giorni è un prodotto di qualità e il fatto che sponsorizzi anche la VL di Pesaro è molto probabilmente uno o un altro dei motivi per cui è così conosciuto, specialmente nella nostra provincia, ma ricordiamo che il prosciutto di Carpegna è esportato in tutto il mondo. Quindi è veramente un fiore all'occhiello per le Marche, non solo per Carpegna, una delle 3 DOP. Io ci terrei tanto in questa occasione a ringraziare tutti coloro che si stanno dando da fare per la buona riuscita dell'evento. In primis ringrazio la Proloco col suo presidente Vito Marzo e tutti i consiglieri che hanno fatto un lavoro egregio. Ringrazio anche i presidenti delle Proloco precedenti, perché anche loro si sono affiancati a lui e al lavoro di questi bravissimi ragazzi e hanno portato la loro esperienza e sono riusciti a fare un evento di livello, veramente di livello. E poi chiaramente ringrazio anche gli altri amministratori e i dipendenti del Comune di Carpegna, perché hanno partecipato e hanno, diciamo, ottemperato a quelle che erano le richieste fatte dalla Proloco. Siamo riusciti a mettere insieme insomma una festa che vale la pena di essere vissuta.
Naturalmente questo speciale va in onda qualche giorno dopo, per cui siamo già a metà della settimana che segue questo evento, per cui mi sembra opportuno anche ricordare che l'estate si può dire quasi appena iniziata. Ci sono altri eventi che coinvolgeranno tutto il territorio con Carpegna come fulcro, vero Sindaco? Assolutamente sì, e l'estate è, diciamo che con gli eventi abbiamo iniziato da un mesetto circa, ma chiaramente il clou è il mese di agosto, dove chiaramente anche il paese vedrà la maggior parte delle presenze di turisti, quindi è normale che ci sia un'attenzione particolare a quel mese. E inizierà il clou inizierà con il 30 di luglio, dove ci sarà l'inaugurazione della mostra d'arte Carpegna Art, che si terrà a Palazzo dei Principi, quindi in una cornice molto suggestiva, nell'atrio di Palazzo dei Principi. Ed è dopo anche l'anno scorso siamo riusciti a farla, e anche l'anno prima. E diciamo che è una raccolta di opere di artisti della provincia e del Montefeltro. Ha questa peculiarità appunto di riuscire a raccogliere le eccellenze artistiche delle nostre zone. È sempre molto frequentata, molto bella, ed è l'inizio del Festival di Cultura d'Estate. E Cultura d'Estate, festival di immagini e parole, e niente, è un susseguirsi di eventi che vanno dalla musica appunto alla mostra d'arte ad esempio ci saranno anche parecchie opere teatrali rappresentate, e ci saranno degustazioni, passeggiate a tema, insomma una carrellata di eventi che segneranno tutto il mese d'agosto. Quindi invito chi ama Carpegna a frequentare al mese d'agosto, perché sicuramente rimarrà soddisfatto da tutti gli eventi che ci sono. Altro tema importantissimo, a iniziare dal ritiro della VL che arriva il 19, è quello dello sport. Lo sport coinvolge completamente tutto il territorio con varie situazioni, raccontacene qualcuna. Allora, lo sport intanto ormai è diventato motivo di vacanza, quindi è chiaro che ci teniamo in maniera particolare, perché ci dà modo di poter offrire delle possibilità ai turisti che vengono a Carpegna. Quindi si va dal cicloturismo alla mountain bike, ricordiamo i bellissimi sentieri che abbiamo su Monte Carpegna, che poi verranno anche attrezzati ulteriormente con la realizzazione del bike park del Montefeltro, e poi tutti i ritiri sportivi che si stanno facendo nello stadio di Carpegna e nel palazzetto dello sport comunale. E appunto anche la VL sarà qua dal 19 al 29 di agosto, e quindi così noi siamo molto contenti di ospitarli, perché appunto portano il nome di Carpegna nello sponsor. La squadra porta il nome del prosciutto di Carpegna, quindi siamo molto contenti che siano qua, ed è un ulteriore legame con Pesaro, che è la nostra provincia, no? Quindi siamo veramente contenti. Con l'assessore alla cultura Luca Pasquini abbiamo già parlato col sindaco delle attività prossime, future e immediate che coinvolgeranno tutto il circondario, Carpegna e tutto il circondario, però vorremmo qualche approfondimento proprio in dettaglio sull'argomento culturale. Benissimo, intanto grazie, poi la nostra festa sta andando benissimo, per noi è importante, era un modo per ripartire, quindi Festa del Prosciutto è stata una bomba, diciamo così, perché è pieno di gente, di iniziative, siamo molto contenti. Da oggi, già da qualche settimana, parte una stagione estiva che è ricchissima di appuntamenti, grazie all'amministrazione comunale ma anche alle associazioni, alla Proloco. Iniziamo sabato prossimo con un evento importante, all'ora 18 al Palazzo dei Principi, l'inaugurazione della mostra che si chiama Carpegna Art, è un artista, è una collettiva di pittura, scultura, arti visive, 42 artisti da tutto il territorio fino al 4 settembre. È un modo anche per rendere aperto e vivibile il nostro Palazzo dei Principi, un evento di punta. Poi inizia il Festival Cultura d'Estate, sono 12 eventi con mostre, presentazioni di libri, concerti negli angoli più caratteristici di Carpegna. Più ci sono le attività delle altre associazioni di Carpegna, e vorrei anche ricordare le bellissime attività dell'Ente Parco Sasso Simone Simoncelli, che fa delle escursioni veramente interessanti, bellissime e molto partecipate. Quindi una stagione che si preannuncia ottima, per noi è importante ripartire, siamo nel cuore del Montefeltro, non dovete dimenticarci di noi e non perdiamoci di vista.
Allora hanno steso questi 54 metri di baguette, sono dunque conti fatti 60 baguette da 90 centimetri l'una, hanno riempito con 12-13 kg un prosciutto intero, adesso stanno tagliando, come vedete stanno tagliando le porzioni, il pubblico aspetta, insomma siamo al clou di questa prima parte del pomeriggio di questa festa che naturalmente poi proseguirà con tutti gli altri eventi, ma da quello che abbiamo capito questo è uno dei momenti più attesi, lo stiamo seguendo con attenzione in una specie di telecronaca diretta che voi vedrete in differita anche dopo che noi avremo mangiato la nostra porzione. Siamo con Giulia Barocci della Proloco di Carpegna, uno dei motori potentissimi di questa macchina organizzativa perfetta. Naturalmente ti abbiamo anche seguito con le telecamere durante l'attività, ma sappiamo per certo che insomma il lavoro è stato enorme, sia tuo che di tutta la Proloco. Sì, è stato un impegno veramente, veramente grande, soprattutto per il fatto che la Proloco si è costituita da pochissimo tempo, tutte nuove leve, quindi di conseguenza inesperte, con tutti i rischi del caso. Fortunatamente ci hanno affiancato dei veterani e ringrazio infinitamente, come ringrazio loro, ringrazio tutti i ragazzi che ci hanno aiutato, ci hanno supportato, dai più piccoli alle signore in cucina. È stato veramente bellissimo avere così tanto aiuto, così tanta complicità, supporto. Comunque ancora manca la parte della domenica sera, che comunque con l'orchestra, gli stand, sarà movimentata, ma siamo pronti a tutto. Il momento clou di questo pomeriggio è stato il panino, no? È stata una cosa strepitosa e devo dire che, visto che anche io mi occupo un po' di organizzazione ogni tanto, ho molto apprezzato tutta la fase preliminare, il pubblico è stato attento, poi la velocità del lampo nel pulire tutto, e voi siete stati veramente straordinari nel ripulire completamente tutto, spostare i tavoli, veramente da veterani, altro che da neofiti. È stata fortunatamente una cosa guidata dalle persone che l'avevano fatto già in passato, siamo stati coordinati, il pubblico ci ha aiutato tantissimo, rispettando le misure di sicurezza, allontanandosi, rispettando quello che gli veniva detto, e noi ci siamo organizzati, abbiamo seguito le direttive, è andato tutto liscio, è stata un'esperienza veramente bellissima, speriamo di aver accontentato tutti e che tutti abbiano potuto assaggiare questo prosciutto di Carpegna e in questo bellissimo contesto che è la festa, che quest'anno è riuscita veramente veramente bene, nonostante l'inesperienza della maggior parte del direttivo. Siamo col presidente Vito Marzo, presidente della Proloco di Carpegna, un impegno importante per questa festa, però insomma i risultati si sono visti. Sì, si sono visti, una festa riuscitissima almeno fino adesso. Abbiamo un gruppo fantastico, i ragazzi a Proloco che si stanno impegnando tantissimo, più i volontari che sono encomiabili. E questo amore, that's amore dicono, no? Gli italoamericani a Brooklyn, that's amore, questa è una dimostrazione d'affetto nei confronti delle persone, nei confronti di Carpegna, nei confronti della Proloco e nei confronti di questo paesaggio bellissimo che abbiamo qui. La soddisfazione è palpabile, si percepisce in tutti quelli con cui stiamo parlando. Raccontaci qualche retroscena, anche qualche momento di difficoltà per far capire un po' a tutti che cosa vuol dire mettere in piedi una festa come questa. Allora, mettere in piedi una festa come questa nel giro di 40 giorni è uno sforzo titanico, è uno sforzo che non ha eguali. C'è tanto dibattito perché le riunioni sono fitte e si arriva anche a tarda notte. Per mettere su una giostra come questa non è facile. È un grande ritorno perché veniamo da uno stop che risale al 2019, dove abbiamo fatto una festa eclatante. E in un'intervista precedente dissi eravamo liberi e non lo sapevamo. Ti aggiungo, eravamo felici e non lo sapevamo. Il Covid ci ha messo a dura prova. Però come vedi siamo qui, siamo presenti, siamo sul pezzo
e Carpegna c'è, c'è il prosciutto di Carpegna che ha un grande appeal, sicuramente, non ci sono dubbi. C'è tempo per gustarsi il successo oppure, come succede ogni tanto, alle menti fertili si comincia già a ragionare e a lavorare con idee per la prossima edizione? È chiaro che guardiamo avanti, perché i progetti che si vorrebbe realizzare sono tanti. Uno fra questi è una serata che vorremmo dedicare alla violenza contro le donne. Però successo non c'è il tempo di gustarlo. Spero che ci sia il tempo di ringraziare tutti dell'affetto che hanno dimostrato alla Proloco e un pochino, permettimi di dire, a me personalmente. Voglio ringraziare tutte queste persone che ci hanno dimostrato tutto questo affetto. Spero che ci sia il tempo questa sera, nel concerto finale, di ringraziare tutti quelli che hanno dato una mano. Almeno quello, perché fermiamoci, io e i miei ragazzi non chiedo nulla, chiedo tanto tanto affetto e un po' di rispetto. Il resto viene da sé, secondo me. Come sempre il nostro impegno è stato quello di restituirvi l'atmosfera di questa bellissima festa. La festa naturalmente continua, come abbiamo sentito anche dalle vive voci dei protagonisti, però quello che è importante è essere riusciti a farvi conoscere i protagonisti, i punti salienti, insomma tutto quello che ha motivato questa nostra escursione, con la quale abbiamo voluto far conoscere ai telespettatori di Rossini TV un'altra bella situazione, un'altra bella festa come questa festa del prosciutto di Carpegna.